State osservando un fiore, guardatelo, beatevi della sua bellezza, ma non usate la parola bellezza, neppure mentalmente. Contemplatelo, assorbitelo in voi, addentratevi in lui, ma evitate ogni parola, sentite la sua bellezza, ma non fate affermazioni del tipo è bellissimo, neppure mentalmente, non verbalizzate e pian piano diventerete capaci di sentire il fiore e la sua bellezza, senza bisogno di parole. In realtà non è poi tanto difficile, è naturale. Prima viene la sensazione e poi le parole. Ma siamo tanto abituati a verbalizzare che non vi è più in noi soluzione di continuità fra le due cose. Provate la sensazione, ma non fate neanche a tempo a sentirla che già è verbalizzata. Ricreate quindi una soluzione di continuità fra le sensazioni e la loro espressione verbale. Sentite la bellezza del fiore senza far uso di parole. Se riuscite a dissociare le sensazioni dalla loro espressione verbale, potete anche dissociare le sensazioni dall'esistenza. Il fiore esiste e voi esistete, come due presenze. Inibite l'insorgere della sensazione. Non dovete ora neppure percepire il fiore come bello. Il fiore è là, voi siete là, e un profondo abbraccio vi unisce, senza la minima ombra di sensazioni. Vivrete allora la bellezza, senza averne la sensazione. Sarete la bellezza del fiore. Non si tratterà più di una sensazione, sarete il fiore. La percezione è allora esistenziale. A questo punto sentirete che tutto è svanito, pensieri, parole, sensazioni. Non avrete cessato di percepire, ma la vostra percezione sarà esistenziale.